Vedi, è che mi sono rotto le palle di fa sto cinema. C'ho voglia di un po' di teatro, qualcosa d'avanguardia, sperimentale. Ieri sera ero a teatro, ero uno di quei sette paganti. E il tuo spettacolo mi è piaciuto, tu ci sai fa. Ed è per questo, pensavo, basta con queste storielle di oggi. Un classico, Romeo e Giulietta in versione ultramoderna. La gente mi deve fissare, e se mi guarda mi deve parlare. Sono stato chiaro? Preso! L'ho parlato, eh? Bravo, sei sveglio. Sì, guarda, cerchiamo un abate che si tromba Giulietta. Vabbè, poi mi confesso. Così, tanto per capire, voi che ruolo state cercando esattamente? La mignotta. Che basta? È perfetto! Brava. L'oggetto della sua pipì pensavo fosse un uomo che avesse volutamente sbagliato bagno. Ma io devo far rispettare l'ordine nel mio cinema. Da questo cinema non esce nessuno vivo. Ti prego, portami via! Tanto non potete uscire. E adesso stai a vedere il film più brutto della tua vita. Buona visione. Marco! Marco si chiama. Ciao Marco. Piacere, Paola. Piacere. Ciao. E come mai stai qui, Marco? Perché... Doveva prendere i documenti della revisione, dello scooter. Documenti. Revisione. Non so perché, ma mi sembra che mi stia dicendo una cazzata. Intuito femminile. E poi lui non c'ha la faccia da Marco. Ah. Oddio, com'è la faccia da Marco? Non lo so, ma non c'ha la faccia da Marco, ok? Ok. Oh, non c'ha la faccia da Marco. E non fare lo stupido. Ti vado a prendere il borsello. Il prossimo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, lei è? Sì, io sono Federico Palmieri. Cominciamo bene. No, incominciamo bene, glielo dico io. Sono balbuziente, ok? Però vorrei avere la stessa possibilità che hanno tutti gli altri di sostenere questo esame senza che il fatto che io mi inceppi me lo vada a pregiudicare. T'ho studiato e le cose le so, quindi se mi blocco, la prego, qualsiasi cosa succeda, non mi finisca la frase. Va bene? Allora. Dimmi. Ciao. Io sono quello che... Sì, lo so chi sei. Tu sei quello che ha steso Simone. Sei venuto qui per sistemare la situazione? Spero di sì. Mi hai portato i soldi. Quali soldi? Non... Veramente ero venuto per farmi restituire la mia roba. Io non... Non lo so. Che cazzo volete? Eri incapace di intendere di volere anche quando l'hai tagliato via la faccia, eh? Brutto bastardo. È stato il cane a mangiargli la faccia. Non fare lo stronzo con me! C'è tutto niente. Non fare lo stronzo con me! Bene, per oggi è tutto. Perché, Antonio? Perché lo avete fatto? Matteo diceva che se noi entravamo nella setta nessuno ci avrebbe fatto più del male. E io non volevo più soffrire. Io non mi volevo più drogare.